Piogge e freddo fuori stagione non hanno scalfito l'entusiasmo dei numerosi bimbi appartenenti al terzo circolo didattico San Giovanni Bosco presenti stamane all'inaugurazione del circuito di pump track realizzato dal comune di Biceglie grazie ad un finanziamento regionale di 500.000 euro con cui è stata recuperata un'area già in stato di abbandono del quartiere San Pietro di fronte all'omonima chiesa e accanto a Piazza Don Milani. La struttura si compone di due percorsi di diverse difficoltà per la pratica degli sport su mezzi a ruote non motorizzate, biciclette, ma anche roller, monopattini e skateboard. Numerose autorità sono intervenute al taglio del nastro, tra cui il presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto. Questo è il recupero di un'area che sicuramente era abbandonata e quindi questi spazi nelle città, il recupero delle aree abbandonate attraverso l'utilizzo dei punti sport, che in questo caso capita con un parco per lo skate, per il ciclismo, multisport, per noi è una cosa ottimale. La realizzazione del circuito di pump track, che garantirà la pratica sicura e priva di pericoli per gli sportivi di tutte le età, si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del quartiere di San Pietro, come ha rimarcato il sindaco Angarano. Un impianto sportivo ovviamente che fa riferimento a sport su due ruote, sui quali stiamo puntando tantissimo, e sull'uso ovviamente della bicicletta. L'abbiamo fatto con le piste ciclabili, lo facciamo con un impianto che è tra i pochi in Puglia ad essere attivo. Ma è tutta la riqualificazione del quartiere che a noi interessa. Qui di fronte, accanto alla chiesa, sorgeranno altri impianti sportivi destinati a diverse fasce di età. Come sarà gestita e chi si occuperà della manutenzione di questo pump track? Beh, io posso dirlo con un pizzico di orgoglio, Biceglie è forse la città di Puglia con più associazioni sportive e ciclistiche di tutti gli altri comuni, quindi sicuramente ci saranno le associazioni che si impegneranno non soltanto a frequentare questi impianti, magari a far crescere qualche nuovo talento, qualche nuovo appassionato alle due ruote, ma anche e soprattutto ci aiuteranno nella gestione, che forse oggi è uno dei compiti più difficili per le amministrazioni pubbliche. Giusto in tempo per lo svelamento della targa inaugurale, il campione di ciclismo Francesco Moser, in Puglia in questi giorni per partecipare ad un evento celebrativo a 40 anni dalla conquista del record del mondo dell'ora su pista. Oggi che il traffico non ci dà tregua, avere dei posti dove i ragazzi possono fare attività sportiva senza i rischi del traffico, credo che sia una bella cosa. Poi adesso si sono inventate queste nuove discipline che una volta non esistevano, vedremo quali saranno i frutti.